Qualche mese fa sul nostro canale avevamo pubblicato un video che poi però ci era stato strikeato e non sappiamo ancora oggi il motivo. Oggi però voglio provare a ripubblicarlo, editandolo e cercando di non fare gli stessi errori, anche se non ho ancora capito quegli errori. Quindi godetevi il video e incrociamo le dita. Ciao a tutti ragazzi, io sono Cube. Oggi siamo sul Nerd Show Movie Ita. E siete nel mio format personale. Ovviamente su Multiverso Nerd. Ogni venerdì. Anche se lo sto registrando di lunedì. Non so, mi veniva in mente questo. E perché? Perché oggi volevo parlare di due film che sono stati cancellati appunto di Spider-Man, quello di Raimi e quello di Mark Webb. Iniziamo con Spider-Man 4 di Raimi. Allora, non doveva esserci solamente uno Spider-Man 4, doveva esserci proprio una trilogia. Quindi ci dovevano essere bensì due trilogie. Perché? Perché Savino Seca voleva fare le cose in grande. Però le cose iniziarono già male. Il tempo non c'era. Perché? Perché doveva uscire entro luglio 2010, da quanto ho capito. Però Raimi non aveva il tempo, comunque, tutto, cioè non aveva quel tempo, non poteva dare il film entro quella data, perché doveva correggere quei problemi di, appunto, di copione, ma la Disney si impose appunto non dando tempo comunque a sé, quindi a Raimi, e appunto Raimi non aveva tempo, quindi non corresse il film e lasciò subito la sceneggiatura, quindi se ne andò e non fece neanche il film. Lo stesso fece Tobey Maguire e Kirsten Dunst. Quindi morale della favola, Spider-Man 4 non si è fatto perché non si metteva fretta a Raimi e Raimi voleva correggere molte cose, comunque del copione. Non c'è stato tempo, il film non si è mai fatto e niente. Il poster c'è, esiste, però non ve lo posso mostrare. E vi racconto la trama ora, perché no? La trama doveva coinvolgere l'avvoltoio, e ripeto, l'avvoltoio e poi Mysterio in una scena post-credit. Peter conosce una nuova ragazza, appunto dopo essersi lasciato con Mary Jane. Poi lui scopre che questa ragazza è la figlia dell'avvoltoio. Lui combatte contro l'avvoltoio e lo uccide. Questa ragazza lo rifiuterà e lui continuerà ad essere Spider-Man. Questa è una trama abbastanza semplice. Però questo doveva essere solamente il capo, proprio l'apice proprio di una piramide gigantesca che si doveva formare comunque nei prossimi due film, che non sono mai usciti. E negli altri film si dovevano coinvolgere tanti altri nemici, tipo la Gatta Nera, i Sinistri 6, Mysterio, Rhino e tanti tanti altri. Questo non è mai successo, però è successo nei reboot, appunto Spider-Man No Way Home è comparso Lizard, è comparso Electro, tutti i nemici che comunque doveva coinvolgere Raimi sono comparsi nei reboot. Purtroppo, perché Raimi è veramente un bravo sceneggiatore, un bravo regista, e uno Spider-Man 4, 5 e 6 sarebbero stati belli. Sarebbero stati impegnativi per lui, ma è ovvio, perché questi film non costano neanche tanto, ma oltre a costare soldi, costano anche molta fatica e molto impegno. Ma niente, è perso, si sa ormai che Raimi tornerà a fare lavori Marvel appunto con Doctor Strange in The Multiverse of the Madness, a cui io ho fatto una recensione e a cui ho speculato un po' di rumors. Trovate il video nel canale.
Ma ora andiamo con The Amazing Spider-Man 3. E che se chiaro, devo uscire un 4. Cose magiche succedono. Lo sai proprio. Ha rovinato Spider-Man. Questo è un mio commento, ma per me è così. Perché? Perché dopo tutti questi reboot, non ha mai finito di mettere fretta ai sceneggiatori. Oltre a guadagnare tanti soldi, bisogna mettere anche molta fretta ai sceneggiatori, eccetera, eccetera. Tanto che si era accordato e Mark Webb che sarebbero usciti ogni 2 anni un film di Spider-Man. E a questa notizia sono stato proprio di pietra, di sasso. Sono stupito, stupefatto. Che la minosa non si smentisca mai. Un applauso. Grande minosa. Non rovinare un personaggio che comunque non è niente da poco. Ma andiamo con The Spider-Man 3. The Amazing Spider-Man 3. The Spider-Man. Vabbè, chi se ne frega. The Amazing Spider-Man 3 si doveva chiamare The Amazing Spider-Man 3 Resurrection. Come il nuovo film di Matrix. Casualità? Non penso. Di cosa doveva parlare? Allora, prima di parlare della trama, di tutto quello che volete, piccolo momento spot. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere sempre sul pezzo e vedere tutti i video che escono su questo fantastico canale. Bene, basta, momento sponsor e ora andiamo. Perché The Amazing Spider-Man 3 non si è fatto? E vabbè, ora su Twitter spopola il tweet fate Spider-Man 3, fate Spider-Man 4. Allora, ragazzi, ve lo dico una volta per tutte, siamo un po' in ritardo per questi film. Sono passati un bel po' di anni, non so se capite. Con The Amazing Spider-Man 4 sono passati 11 anni. Quindi non penso proprio noi siamo, se noi siamo ancora in tempo per fare questo film, ma con The Amazing Spider-Man 3 siamo ancora in tempo. Ma ora basta. Allora, The Amazing Spider-Man 3 non si è fatto per una semplice ragione. The Amazing Spider-Man 2 ha fatto così schifo che gli incassi non erano molto buoni. E venne recensito malissimo dalle persone. Appunto, il film non si fece mai, sprecando anche la possibilità di dare uno Spider-Man di Andrew Garfield, che comunque è un bravo attore, per me meritava di più. E lui gli diedero manco la possibilità. Magari The Amazing Spider-Man 2 faceva così schifo, ma magari The Amazing Spider-Man 3 era bello. Magari poteva essere, magari, ma non successe mai. Non successe mai, purtroppo. Non successe mai. Purtroppo, punto. E di cosa parlava The Amazing Spider-Man 3? Allora, la trama è un poco articolata, e ripeto, un poco articolata. Doveva parlare praticamente di Spider-Man, appunto Andrew Garfield, che riportava in vita le persone a lui più care, tra cui Gwen Stacy, suo padre, suo zio, non c'era scritto nel post che ho letto sul web, però questo fa presagire di sì. E appunto si sarebbe scatenata una battaglia con il vecchio Goblin, quindi Norman Osborn, che dopo la morte di Harry prenderà appunto il suo posto, combattendo con Spider-Man, e ritornava appunto Rhino e questo faceva presagire molte altre cose, che sarebbero accadute in Spider-Man 4, che sarebbe uscito nel 2018,
ma non è mai successo. Purtroppo avrebbe portato anche sul grande schermo la saga del clone. Io non so di cosa parli, cioè, ho un'idea di cosa parli la saga del clone, però servirebbe un video al riguardo e magari in futuro ci potrebbe anche stare. Magari nel prossimo video, quello più in là, magari porterò una top, una cosa delle storie, ci potrebbe anche stare.